Prima di discutere, devo ringraziarla per le parole, per la fiducia. E le donne sono le donne che la tradizione del mondo, ma soprattutto il mondo sociologico degli anni 700, sono le donne che hanno impiegato la stupa, hanno impiegato, hanno molto osservato solo facendo uomini in pancione, che si è guardato con le guardie. Davvero che tutta la rassicurazione che si raccoglie mostra nel 700 francese la donna che si sta lavando per in parte la scopa, e questa cartolina che è stata molto osservata nella prima guerra mondiale idealizza la donna che si ruba con la scopa. Ma dire, in realtà i nostri personaggi sono stati di forte forza anche gay, e in caso finito Seven Dice, Christopher, il fondatore della microbiologia moderna, Joseph Lister, il medico inglese che con la trompetta creava a sé stesso i casi di disabilità, di malati con le vittime. Se dall'800 al 1800, due parentesi, il contigo della sua la costruzione del primo macchinario, con si passa al 500 e abbiamo due grossi personaggi, Gerolamo da Castoro e Rovise, che scopre per primo gli animaluncoli, cioè i microbi, e Ambroise Paré, un barbiere francese che viene in Italia, che scrive su come Francesco II, e durante quelle battaglie cura i feriti, e che si infetta proprio e diventa il fondatore della clinica moderna. Però vi sono anche altri personaggi significativi, come in Francia il Sir Joseph Bazalgette, che scava in opere umane la struttura di Londra per eliminare il grido stinto, la grande puzza che infestava la città di Gittens. E poi c'è il dottor Fusco, che è il mio collega, scopre nel 1858, scopre 50 anni prima di Koch, scopre che il figlio della collega è trasmesso e vincolato dall'acqua. Vicino a questi nostri personaggi, poi c'è tutto l'appleto dei minori, che pur significativamente lo scoprono quotidianamente negli studi. Questa la storia che lei racconta opere di un architetto molto all'interno di questo trattato quanto il fattore casualità anche la società quanto è possibile rappresentare il caso questa storia la casualità ha giocato un ruolo marginale a mio avviso perché per esempio la storia del sapone. La storia del sapone segue l'umanità dai tempi biblici e difatti tutte le illustrazioni dell'Ottocento americano, questa è una,
delle vicine del Ducato, questa è molto bella, ci mostrano come c'è stata un'evoluzione continua che fa parentesi era anche il termine sapore che anche ci ha avuto i manuali, per esempio questo manuale prezioso che è il lavandaio moderno del 1901. Per cui voglio dire, è chiaro che nel 1904, quando appaiono i primi pensativi, non è altro che l'evoluzione del percorso del sapore. Ma anche la soddisfazione è quando portare una curiosità. Quando io ero ragazzo, in Italia si parlava della Ciacciulli, una gentile signora che aveva massacrato tre amiche di pelle per farne il sapone e aveva fatto il sapone, cioè vuol dire il sapone si faceva in casa anziché in questo modo un po' magro. Però la casualità qui non c'è, ma per esempio invece c'è nella scoperta del vetro e che si scopre che gli uncini dell'aria si fanno con il passaggio del calore. Grazie. Il primo passo, quindi quando si è portato, abbiamo iniziato l'architettura di questo progetto. Abbiamo deciso insieme che sarebbe stato opportuno portare la storia di questo percorso di ciò che è stato fatto. Grazie per questa domanda, perché in effetti io quando parlo, questo filo lo vedo che ha forma di un fermo canale, una forma di omega, che io ho chiamato l'omega tecnica. È una linea storica, che parte dalla civiltà greco-romana, ma anche da altre tutte civiltà, si capisce che probabilmente si sviluppa fino ad arrivare all'apogeo, che è quello della sottilità e della tradizione del bianco e della spiritura elettrica per discendere nella sostenibilità e nel bioclimino passando attraverso la fase dei decenti aggressivi forti della cristallizzazione di tutti i precedenti aggressivi. Cioè, questo film Musio mi fa dire che io vedo la storia della Russia francesi o il bravo, perché non vedo questo filo bravo che passa e che funziona tutta la storia. Vicino al mio amico del film c'è il storico, c'è il settore clinico e il cerchio di sigla che è quello di temperatura, tempo, forza chimica, forza meccanica, che sono i quattro aspetti che sono tecnici per la benzina. Se dovesse dire una parola per rappresentare l'invenzione che ho fatto, di parlerete un microscopio, perché noi abbiamo ricordato Colombo, Cristoforo Colombo, ma io quando penso a Anthony von Leeuwenhoek, che guarda con l'apparecchio che ha costruito componenti sferiche, guarda il bicchiere che sta avendo, e vede che tiny animals, i piccoli animali che nuotano, Leeuwenhoek scopre un mondo cui è legata, spiegata, strettamente la sopravvivenza del genere umano. Questo mi insegna che la sua appartenenza al mondo del mondo, lei ha racconto di quello che ha deciso di raccogliere per io
si sorprenderà, siccome io sono arrivato alla storia partendo dagli oggetti, io lascerei gli oggetti e porterei una collana di libri che è frutto della più moderna storiografia francese. La storiografia francese di due famosi autori, Philippe Ariès e Georges Duby, hanno scritto una serie di volumi sulla storia privata, sulla storia sociale. Cioè, hanno fatto la storia, non studiando le battaglie e i grandi avvenimenti che colpiscono, ma entrando nelle persone, nelle camere da letto, e hanno descritto l'uomo e le sue relazioni per quanto riguarda l'intimità della sua privacy, della sua casa. Perché questa collana, che copre tutto l'arco dei 2000 anni, è una fonte per me incredibile di informazioni. E poi devo dire che la trovo moltissimo negli archivi dell'università, per cui portare con me anche la lezione del professore del Massachusetts Institute of Technology, che non è ancora scoccato il 1900, ma c'è ancora la corrente elettrica nelle case, ma lui aveva già fatto progettare ai suoi allievi tutte le macchine della polizia che noi oggi abbiamo in uso. Ha riprodotto tutte le sue macchine e le mette in vendita. E
ragione, probabilmente, è che il cleaning non è fanno, non è divertente, non è lungo. Il cleaning è sempre fatica e dalla fatica si cerca di stare in casa. Grazie. Due cose che è stata ringraziare tutti gli equipi di questa straordinaria questa lezione di energia di questa città, che in Italia però ha fatto tutto.